Ciao a tutti, benvenuti nella prima puntata dell'Angolo dei YouTubers. Qui potrete farvi pubblicità, lanciare proposte e progetti e vendere qualcosa in una sorta di mercatino online. Spero possa piacervi l'idea, questo è un primo tentativo. Se avete idee per migliorare quest'angolo, scrivetemi. Per prima cosa, parliamo della pubblicità dei canali. Ogni mese sulla mia pagina di Facebook apparirà un post dedicato a questo spazio, in cui potrete proporre i vostri canali o quelli di amici. I canali proposti saranno valutati in base a diversi fattori, come potete vedere nello schermo a sinistra. Ogni canale può ottenere da 1 a 5 punti in base al livello delle seguenti caratteristiche: la grafica del vostro canale, la qualità video e il montaggio, le musiche e la presenza scenica. Inoltre, potrete guadagnare 3 punti extra se avete meno di 16 anni, se non infrangete nessun tipo di copyright e se avete molta creatività. Non guadagnate punti con le iscrizioni, le visualizzazioni del video o del canale. Alla fine della pubblicità c'è poi una sorpresa per alcuni dei canali scelti per aiutarli a fare il grande passo verso la partnership. Se avete domande, scrivetemi o contattatemi su Facebook. E adesso vai col primo canale! In questo video non ho alcuna intenzione di mettere la sigla. Ecco. Hola amigo! Me lo dite voi? Le domande di oggi, basta! Amore! Oggi è successa una cosa. Cosa? Sono su YouTube! Sul mio canale vi proporrò ciò che io ritengo sia arte, no? Speed drawing, musica, qualche video divertente, qualche video un po' più serio e insomma varie altre cose, quello che mi viene in mente farò. Non so fare un cazzo, no? Proviamo tutte le strade, no? Per avere successo su YouTube. Ciao. Qual è il tuo film horror preferito? Fatela piander culo. Pronto? Pronto? Oh. Parti! Stiamo raggiungendo la bellezza delle 88 milionarie! Vai così! Sì, Doc, ma... c'è un muro! Cosa? Muro. Marti, non ti sento, stiamo per raggiungere le 88 milionarie! Doc, c'è un muro! Un pollo! Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi vi volevo parlare di una bellezza che ho acquistato. Pa pa pa. Facciamo un bel... Andiamo ad analizzare che cos'è una pubblicizione. È stata un'idea che io ho lanciato. È una recensione di una pubblicità. È veramente una figata paurosa. E quindi ogni martedì farò uscire una pubblicizione nuova, così lasciamo un appuntamento fisso e ogni martedì potrete vedere la mia pubblicizione. Quindi state tranquilli che riuscirò a fare bei video e sono pronto per ricominciare in carica.
In Alaska è proibito gettare alci vive da un aereo, così come è proibito svegliare un orso per fargli una fotografia. Ma che bello! In media ogni persona espelle flautolenze 14 volte al giorno. In Nebraska, se un bambino rutta durante la messa, i genitori possono essere arrestati. Chi sono? Cosa fanno e dove vanno? Vanitoso e un transgender? Per generazioni intere questi strani metti blu ci hanno fatto compagnia ogni mattina prima di andare a scuola. E l'immancabile sigla di Cristina D'Avena, quella che ti entrava in testa e non se ne andava più via rovinandoti la giornata. Ha rovinato milioni di bambini che potevano diventare grandi scienziati, presidenti intergalattici e grandissimi playboy. Ma veniamo noi. Sono usciti anche al cinema con le loro mirabolanti avventure. Ma nessuno è ancora riuscito a spiegarmi il perché di così tanti misteri. Perché sono blu? Perché c'è sempre qualche puffo svelto che apre il pacco di burlone? Lo sapete che esplode, sarà 200 puntate che è sempre così. Perché non si è ancora fiondato nessuno su Puffetta? E chi ha un calcio così poderoso tutte le puntate per scaraventare quattro occhi al di là del villaggio? Perché? 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 Sono tutte domande alle quali è meglio non aver risposta. Se non ti iscrivo al canale ti picchio! Al terzo posto nella prima puntata dell'angolo dei YouTubers c'è Super Halloween 1978 per la sua capacità di intrattenere divertendo. Come premio il suo canale sarà inserito nel box dei suggerimenti. Congratulazioni! Al secondo posto invece troviamo il mitico Joe Stipper per i montaggi e le idee a dir poco impressionanti. Come premio il suo canale sarà inserito nel box dei suggerimenti e gli verrà realizzato un logo personalizzato su Photoshop che potrà utilizzare nei suoi prossimi video. Congratulazioni! Il primo posto se lo becca infine il giovanissimo Mister Il Tubetto per i suoi video divertentissimi e pieni di creatività. Come premio il suo canale sarà inserito nel box dei suggerimenti e riceverà una grafica del canale personalizzata, completa di intro animata per i suoi video. I canali che si sono proposti ma che non sono stati inseriti potranno riproporsi per la prossima edizione e avranno la precedenza sui nuovi contendenti. Intanto li trovate nelle info del video.
Se vuoi scrivermi per proporre qualche progetto, collaborazione, vendere qualcosa o magari partecipare al prossimo video, puoi farlo scrivendo all'indirizzo qui sotto. Ciao! Per realizzare questo video ci sono volute molte ore di lavoro e sono state perse molte ore di sonno. Non ti chiedo di iscriverti al mio canale né altre cose del genere, semplicemente passa il favore. Anziché ricambiare quello che ho fatto per te, aiuta altre tre persone facendo qualcosa che loro non riescono a fare da sole. Cerchiamo di cambiarlo sto mondo.